associazioni, sindacati, comitati, scuole, forze dell'ordine, magistrati, istituzioni. La giornata di libera per le vittime delle mafie ha portato in strada 30.000 persone. A Piazza Duomo il momento più emozionante con la lettura di tutti i nomi di chi è caduto per mano mafiosa. Seduto tra i familiari, il presidente della regione, Rosario Crocetta. Oggi il messaggio oggi, che parte da oggi qui. Oggi è lo stesso messaggio di sempre. Che in Italia c'è Libera, c'è Don Ciotti e questa è Libera, rappresenta un baluardo contro, nella lotta contro la mafia, perché è vicina ai testimoni, perché è vicina alle vittime della mafia e perché svolge un'azione di legalità senza precedenti, che è la famosa prevenzione nella lotta alla mafia, che noi dobbiamo portare avanti, perché la lotta alla mafia non si fa solo nei tribunali. Si fa anche nei tribunali, ma si fa anche nella società, cercando di sottrarre soldati all'esercito delle mafie. Presidente, quando si parla di mafia, dell'antimafia, cosa significa? Significa che l'antimafia deve stare unita, si possono avere anche posizioni diverse, ma poi bisogna lottare per i valori comuni e battersi sempre insieme, perché abbiamo obiettivi comuni. Francamente non capisco le divisioni nel mondo dell'antimafia, anche perché l'obiettivo è unico. I familiari delle vittime chiedono di non essere dimenticati e di non essere lasciati soli. Non sono soli, non sono dimenticati, non solo in questa giornata, ma sono la fonte del nostro impegno e quindi siamo consapevoli del debito grande che la comunità, le istituzioni, tutti abbiamo nei confronti dei loro cari e di tutti i loro familiari. È per questo che non è una presenza formale. Ecco, Rosy Bindi ha scelto oggi Messina anche per lanciare il suo messaggio e dare la sua vicinanza. Sì, ho scelto Messina perché qui c'era il cuore di questa giornata, ed è giusto che sia in Sicilia, è giusto che sia in questa città, ma dobbiamo anche capire che proprio l'azione delle istituzioni ha cambiato anche il volto della mafia e che quindi oggi va combattuta con le armi che sono più efficaci in un tempo nel quale forse uccide meno, ma sicuramente fa più affari, inquina con i patrimoni illeciti, l'economia legale del nostro paese, è la fonte principale di disuguaglianza e credo che siamo sempre tutti più convinti che serve l'unità delle istituzioni e di tutte le forze politiche per combattere la mafia. Non ci si può dividere in nome della mafia, perché è il primo regalo che facciamo alle mafie.